zombie apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avete potuto vedere, andiamo a creare insieme un look ispirato quindi all'estate, quindi un look basato dal sole. E niente, iniziamo subito. Prima cosa, come sempre, dopo aver deterso bene il viso, applicato tutte le creme che dovete applicare per la vostra tipologia di pelle, andiamo quindi con il primer. Mi raccomando, scegliete quello esattamente adatto al vostro tipo di pelle. Io sto usando questo qui che è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare alle pelli normalizzate, quindi alle pelli normali. Io abbondo sempre perché voglio che vada per bene su tutti i punti del nostro volto. Praticamente ho fatto un po' di casino perché devo andare a Milano questo fine settimana e praticamente il make-up ormai l'ho messo tutto sì, insomma, all'interno dei sacchettini, contenitorini, e quindi adesso vabbè, dai, tirerò fuori piano piano ciò che mi serve, quindi sarà un po' più lenta del solito. Comunque, applicato il primer, ovviamente sotto una bella crema idratante in modo da non lasciare la nostra pelle asciutta, vado ad utilizzare il fondotinta per eccellenza a prova appunto di estate. Io utilizzo questo qui, che è praticamente un fondotinta compatto, ok? Ed è un prodotto che io sto amando tantissimo, perché praticamente, a parte che ci sono tantissime tonalità, 12 tonalità, e poi guardate che ci mettete veramente pochissimo tempo ad applicarlo, per quello è importante utilizzare un primer in modo da fargli collante, no? È un prodotto che non si trasferisce e infatti è andato a ruba, infatti non so se avete notato che praticamente sta finendo, perché me lo sto praticamente mangiando, perché è praticamente un vero e proprio trattamento per il nostro viso, grazie appunto agli ingredienti molto ricercati che ha all'interno, come l'acido ialuronico, che è praticamente l'ingrediente per eccellenza, ingrediente anti-age per eccellenza. Poi abbiamo il caolino, che è un'argilla che va a minimizzare i pori e va anche ad aiutare a minimizzare il nostro sebo della pelle. Per quello dico sempre che è un prodotto veramente adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle mature. Io lo consiglierei tantissimo a chi ha una pelle mista, perché soprattutto in estate viene fuori, no, questa cosa di pelle mista, quindi ve lo consiglierei. Però devo dire che è veramente molto molto coprente e vi dura, come ho detto, fino a 12 ore. Poi all'interno ha anche la camomilla, estratto di camomilla, e quindi è adatto anche ai tipi di pelle, quelle un po' più sensibili, delicate. Infatti io ho tantissimo la pelle molto delicata. E devo dire che questo prodotto lo userei anche in inverno, sinceramente. Nonostante comunque va tantissimo ad assorbire il nostro sebo della nostra pelle durante il giorno. E poi vabbè, è molto comodo, non so se vedete, che ha incorporato, diciamo, la spugnetta, è incredibile. E quindi me lo porto dietro per fare qualche ritocchino e il gioco è fatto, quindi veramente molto molto utile. Vado quindi a fare questo effetto abbronzato basato dal sole, facendo un ottimo contouring. Quindi vado ad utilizzare sempre il fondotinta della stessa gamma. Per il fondotinta normale è nella colorazione Lace, mentre per fare il contouring ho preso il Sanyan, che è un po' più scuro ma è un po' sull'aranciato, non so se vedete, perché secondo me
è ottimo per il bronzer che adesso vi faccio vedere, vado veramente poco alla volta perché è veramente ultra scrivente. E visto che sono entrambi prodotti in polvere, non avete bisogno di andare prima a fissare con una cipria, perché appunto sono entrambi in polvere, quindi non fa nessun brutto effetto, ecco. Scarico sempre un po' sulla mano. Poi ovviamente se prendete troppo prodotto, se applicate tanto prodotto, basta andare sopra con il pennello che avete utilizzato per il fondotinta senza prendere altro fondotinta e picchiettare sopra in modo da diminuire questo effetto esagerato di contouring. Io faccio veramente, cioè, appoggio e basta perché è talmente scrivente che basta veramente, guardate, pochissimo, vado a scaricare un bel po' perché sennò qui diventa praticamente tutta arancione. E praticamente stavo pensando, visto che le giornate stanno appunto migliorando, almeno qui da me in Veneto, sono ultimamente stanno tantissimo migliorando. Quindi ho detto facciamo un look ispirato appunto a quando arriverà finalmente ancora più caldo e quindi potremo sbizzarrirci con prendere il sole, farci le camminate in spiaggia, eccetera. Ecco, questo è l'effetto molto delicato. Ok, direi che ci siamo. Vado a prendere il bronzer. Ok, io utilizzo questo qui nella colorazione Malibu, ci sono altri due tonalità. Ed è un prodotto molto molto ricercato perché, allora, semplicemente c'ha una parte, sono entrambi brillantinati, infatti non vado ad utilizzare nessun blush, nessun illuminante, vado proprio a lasciare questo effetto. Come se fosse abbronzato, e vado semplicemente a picchiettare metà da una parte e metà dall'altra, tolgo l'eccesso perché tutti questi prodotti sono ultra pigmentati, e vado semplicemente a passarlo sopra. Cioè, guardate l'effetto, non so se riuscite a vedere, è veramente stupendo. A me fa veramente rimanere sempre a bocca aperta. Prendo un po' di prodotto, scarico l'eccesso, onde evitare che faccia disastri, e quindi vado così a picchiettare. Cioè, assurdo. È un bronzer che non va a seccare assolutamente, anzi, come potete vedere, va a illuminare tantissimo e crea proprio questo effetto di abbronzatura. Se vogliamo dare un tocco un po' più abbronzato, possiamo anche andare qui, no? Perché no? Però prendo solo questo colore qui, che è un po' meno perlescente rispetto a quell'altro, che c'è un po' troppi brillantini per questa zona, secondo me. Poi ovviamente tutto dipende dai propri gusti. E vado anche, perché no, qui sopra, e dà proprio questo effetto abbronzatissimo che devo dire mi piace. Sembra di essere stata in spiaggia, no? Vabbè. Ok, fatto questo, andiamo sugli occhi. Poi andiamo a fissare tutto insieme dopo. Vado ad utilizzare il primer. Basta veramente pochissimo per tutti e due gli occhi. Questo primer lo adoro. Ne basta poco perché sennò poi lascia veramente l'occhio appiccicaticcio. Quindi così evitiamo di sprecare prodotto e vado su tutta la palpebra. Qui pensavo di utilizzare la palette per eccellenza estiva. Dico per eccellenza perché secondo me è proprio una palette perfetta per l'estate. Infatti sarà l'unica palette che mi porterò dietro, perché ha dei colori bellissimi e il bello è che è veramente adatta a chiunque, nonostante comunque siano colori metallizzati. Adesso ve li faccio vedere, sono ultra pigmentati e non sono brillantinati, quindi non hanno all'interno i brillantini, ma sono metallizzati, quindi in base alla luce del sole va a riflettere il pigmento dell'ombretto e ha questa tecnologia
praticamente al tatto sembrano ombretti bagnati, ma in realtà sono proprio cremosi, ok? Infatti non sono per niente polverosi. Questa è praticamente la palette di cui vi sto parlando, ok? C'è ovviamente questo che ha i nomi. E guardate quanto sono bellissimi questi colori metallizzati. Io lo sto provando ormai da giorni e sono in estasi perché sono stupendi. Pensate che questi ombretti sono stati creati, diciamo che riprendono come si chiamano, i metalli preziosi. Infatti, come potremmo vedere, abbiamo quindi l'argento, l'oro, l'oro rosato, il rame, l'ottone. E ovviamente il bronzo sono tutti comunque metalli veramente preziosi. E per quanto riguarda il nome, sono stati scelti dei nomi che riprendono il come si dice, tipo i sentimenti, no? Ovviamente sono i nomi in inglese, io me li sono scritti perché con l'inglese sono una frana. Comunque, per esempio, l'argento, unselfish, vuol dire appunto altruista. Il bronzo che è considerate, premuroso, l'ottone che è praticamente il terzo, ok, questo qui, vuol dire inesprimibile, infatti si chiama, vabbè lasciate stare il mio inglese, inexpressible. Poi abbiamo l'oro che è bewitched, quindi stregato, bellissimo come nome per l'oro perché è proprio oro carico, super carico. Poi abbiamo deeply, che è questo qua, che vuol dire profondamente, ed è un rame. E infine abbiamo questo qui, che è un oro rosato, e vuol dire riscaldare il cuore. Si dice heartwarming. Vabbè, comunque, mi avete capito. E oggi vado a utilizzare, pensavo di utilizzare l'arancione, che sarebbe appunto deeply. Sì, quindi profondamente, è un colore molto profondo, ecco. E ovviamente come base vado a utilizzare sempre l'arancione della palette numero 8, perché secondo me si combinano proprio per bene, vedete? Quindi niente, iniziamo. Vado come prima cosa, allora si può utilizzare sia il dito per questi ombretti qua, sia il pennello. Infatti se prendete appunto col dito vedete proprio che è un bagnato. E è talmente tanto compatto, ultra pigmentato, che quando lo appoggiate non farà fallout, quindi non potete tranquillamente fare come ho fatto io prima il viso e poi fare gli occhi perché non avrete assolutamente nessun tipo di problema. Vado ad utilizzare il pennellino, prendo un pennellino piatto e prendo Deeply. Ok. Vado semplicemente a picchiettare. Cioè, guardate quanto è pigmentato. Perché prima stavo dicendo che è adatto a tutti i tipi di età, no? Vado direttamente col dito così vi faccio vedere. A tutti i tipi di età. Perché basterà andare a dosare il prodotto, quindi se volete un effetto meno carico andate ad utilizzare poco prodotto alla volta e lo andrete a sfumare di più. Se invece, come sto facendo io, vorrete un effetto più strong, basterà utilizzare il polpastrello picchiettando, vedete, e avrete questo effetto veramente super wow. Vado a fare anche l'altro occhio, poi tutto dipende, come vi ho detto, dallo strumento che utilizzate. Quindi è adatto veramente a tutti i tipi d'età. Basta ovviamente sperimentare e ogni tanto, come si dice, scusate, ho lo specchietto in basso, ho paura di sporcarmi l'occhio. O meglio, sotto, non so perché stavo. Faccio fatica, ormai mi conoscete, a parlare mentre mi trucco contemporaneamente, quindi andiamo con calma. Ok, vedete che se chiudo l'occhio vicino all'attaccatura delle ciglia ci sono dei, come
perché non ci sono arrivata appunto col dito, vado semplicemente a passare il pennellino. Poi potete anche sbizzarrirvi, io ultimamente ho utilizzato anche l'oro e l'argento insieme, è bellissimo, un effetto veramente super wow. Oppure anche solo l'eyeliner super brillantinato con l'argento sempre perché sono fissata ultimamente. E quindi veramente si possono creare tantissimi look. Ok, questo abbiamo fatto. Adesso andiamo a sfumare il tutto. Quindi vado a prendere Fluffy, questo pennellino qui, e vado a prendere il colore Revived della palette numero 8. Ok, invece mette il picchietto un po', vedete quanto è pigmentato, tolgo l'eccesso e vado a fare tipo, parto da qua per calcolare un po' fin dove voglio arrivare, tolgo un po' l'eccesso per non esagerare e niente, vado a sfumare il tutto. Se guardate come si dice, si armonizzano. Vabbè dai, passatemi il termine. Cioè, è veramente molto, molto armonioso questi due colori sono perfetti insieme. Poi io do ovviamente la forma che più preferisco, voi fate altrettanto. E direi che, cioè, pazzesco, mi piace da morire sto look. Poi ovviamente facciamo lo stesso anche sotto in modo da dare continuità al nostro look. Cioè, vedete quanto è pigmentato, quanto sono pigmentati questi ombretti. Se utilizzate il primer, non assolutamente entreranno sulle rughette degli occhi. E questo ve lo assicuro perché ieri ho fatto la prova tutto il giorno. Da una parte avevo il primer, dall'altra invece no. E devo dire che nonostante comunque non avessi il primer, l'ombretto questo qui era amato della palette Beloved 3, ok? Devo dire che veramente mi ha stupito perché non è entrato tantissimo sulle pieghe, veramente poco. E invece dall'altra parte che aveva il primer è rimasto intatto per tutto il giorno senza entrare sulle pieghe, quindi perfetto. Io dico sempre da provare per credere. Ok, vado a dare un effetto un po' più strong, quindi vado a ripassarlo. E voilà. Poi possiamo andare anche a fare un eyeliner volendo, ma secondo me sarebbe un po' troppo. Ok, direi che ci siamo. Vado a prendere quindi l'arancione per passarlo anche sotto. Importante questo passaggio in modo da dare proprio continuità al nostro occhio, perché se non vi truccate la parte sotto, o meglio, questo è ovviamente quello che penso io, poi voi ovviamente fate come più preferite, come vi vedete meglio. Diciamo, per regola generale di solito si tende a fare quello che si fa sotto, si fa appunto anche sotto, quello che si fa sopra si fa anche sotto, volevo dire. Ok. Ci siamo. Adesso andiamo a mettere la matita interna, sulla rima interna. Che la matita, almeno per quanto mi riguarda, è uno di uno del come si dice? Una delle poche cose che nel make up non deve assolutamente mancare. Ok, concludiamo il tutto con
Ovviamente, vabbè, per le labbra io andrei con un nude, quindi vado ad utilizzare questo qui, che è praticamente un lucidalabbra, molto diverso dagli altri, devo dire. È un lucidalabbra che va ad idratare tantissimo e vi dura tanto, veramente tanto. Questo qui è trasparente, quindi non dà assolutamente fastidio, non ha nessun tipo di odore e riflette la luce, quindi crea questo effetto molto divertente, molto diverso, ecco. Devo dire che con questo lucidalabbra mi sono ricreduta tantissimo. Molto molto bello. La cosa bella è che da un lucidalabbra ti aspetti che faccia tipo così, no? Si appiccichi. In realtà è veramente pazzesco. Molto bello. Bene, ciglia, vado con il mascara Twisted, che è un... C'è un po' di spazio per prendere lo specchietto. Che è praticamente un mascara appena arrivato in Unique e ha due scovolini, quindi se apro così, ok, ha lo scovolino piccolino, che quindi è quello che va ad allungare le nostre ciglia, a prendere quelle sotto con ultra precisione, ne va proprio a definire per bene, mentre questo qui è quello un po' più ciotto, come lo chiamo io, che va a dare tanto tanto volume, a separarle, quindi è super adatto secondo me per chi ha poche ciglia, in modo da creare questo effetto ventaglio e quindi è come se va a dare tantissime ciglia. E per chi invece ne ha tantissime, si vede proprio l'effetto super ventaglio, ancora molto molto più bello. Il primer ciglia non ce l'ho qui. È già in valigia, quindi vado direttamente con il mascara Twisted. È molto importante guardare verso il basso in modo da non sporcarci. Poi ovviamente se vi sporcate, niente paura, perché con questo ombretto qui potete andare tranquillamente col dito a passare il pigmento dove vi siete sporcate senza alcun problema. Vedete quanto è facile passare il mascara, quanto le separa per bene. Non so se riuscite a vedere bene. E quanto le curva tantissimo. Io non uso mai il piegaciglia perché voglio proprio che vediate proprio l'effetto naturale al 100%. Le mie ciglia, grazie all'utilizzo del siero che dovrei avere qui, sì, di questo siero qui, sono diventate molto più forti, molto più folte, e poi ovviamente i mascara di Unique in generale che io uso tutti i giorni vanno tantissimo a migliorarle, perché sono, come vi dico sempre, dei trattamenti per le nostre ciglia. Poi potete creare veramente tanti più look, nel senso che potete tranquillamente andare ad utilizzare anche quello piccolino, scolino piccolino sulle ciglia, e poi magari quello grande o viceversa. Potete ovviamente stratificare senza alcun problema. E voilà, il gioco è fatto. Vado a prendere lo scovolino piccolino, così faccio la parte inferiore delle nostre ciglia. Io direi che come look estivo è super perfetto. Nel senso che è molto, molto delicato, mi verrebbe voglia da, come si dice, beh, di solito si tende sempre a vestirsi di bianco, no?
quando andiamo, almeno io almeno mi sono sempre vestita di bianco per andare a fare le passeggiate, quelle sulla spiaggia. Però comunque sia, mi vedrei proprio così in questo momento con questo look molto bello, molto delicato ed è, come ho detto prima, portabilissimo, assolutamente, anzi. Ok, vado ad utilizzare questo scovolino piccolino anche sulle ciglia superiori, in modo da allungarle di più, e vado a fare una seconda passata e faccio ovviamente le altre ciglia, meglio, l'altra parte. Ecco qui il risultato, ok? Questo è il look basso dal sole e niente, sono super soddisfatta, soprattutto per l'ombretto così tanto presente, perché appunto l'ho voluto così, grazie al polpastrello. Poi ovviamente se volete un po' più soft basta utilizzare dei pennelli morbidi come il pennello Fluffy, questo qui si chiama Fluffy Crease Brush di Unique. È molto molto morbido e niente, io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e noi ci vediamo sul prossimo. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati sui prossimi video e ovviamente se ricreate il look fatemi sapere come vi è venuto. Ciao a tutti!